Oggi c'è così tanto da sapere nel back-end engineer e così tanto da sapere nel front-end engineer che i full stack reali non esistono più. Quindi o un full stack developer è qualcuno che ha esperienza di non so quanti anni in entrambi, oppure è qualcuno che ne sa un po' di back-end e gli piace il front-end e quindi riesce a farti comunque dei progetti, però non cose troppo complicate, o al contrario ne sa di back-end e riesce comunque a farti delle interfacce grafiche. Ciao a tutti ragazzi, nuovo video su Canale di Data Pizza. Oggi siamo con un ospite, Caleb Ciao Gucciardi, il ragazzi. nostro principal back-end No. engineer. Che dopo, no, Sì. sì, diciamo la verità, diciamo la verità. Dopo esperienza come intern a Meta, è riuscito a entrare in Data Pizza. Interview difficilissimo. Interview difficilissimo, un sacco di lead code. E Tutti hard. adesso, oggi vogliamo un po' approfondire qual è il mondo del back-end engineer, anche noi. Non siamo praticissimi, poi infatti per sviluppare la piattaforma che arriverà prestissimo, e spoileremo prestissimo cos'è, non in questo video, vogliamo raccontarvi un po' di cosa si occupa, raccontarvi alcune chicche sul lavoro, l'esperienza di Caleb in generale. Allora, Caleb, raccontaci innanzitutto cos'è un back-end engineer e di che cosa si occupa. Ok, in realtà è difficile da definire con una definizione chiara e semplice, quindi facciamo degli esempi. Abbiamo dei dati all'interno del database, abbiamo un'applicazione, un sito front-end, un qualcosa che ci richiede dei dati. Noi dobbiamo passare questi dati magari con una business logic, o dobbiamo permettere di lavorare comunque sulla nostra raccolta di dati. Tutto questo lo possiamo inserire all'interno del back-end. Ok, ragazzi, quindi è la persona che fa il lavoro sporco, in poche Esatto, è quello che tu parole. non vedi, è dietro ogni pulsante che clicchi, ogni login che fai, lì c'è il lavoro di un back-end engineer, poverino, non gli Poverino. vengono dati i meriti. Mai meriti, tutti i meriti al front-end, tutti i meriti a Gabri. Si vede. Domanda, sappiamo che oggi, cioè, ci sono tantissime tecnologie, ce cioè, sono a migliaia. Sì. Se ci consigli un po' quali sono secondo te le tecnologie migliori anche per iniziare, ma quelle che poi possono essere portate più avanti nel lungo periodo? Sicuramente un back-end engineer deve sapere le varie differenze tra i database, ma soprattutto relazionali e non relazionali. Per ora sta spopolando negli ultimi anni il NoSQL, MongoDB è molto famoso, per relazionali abbiamo sempre il solito MySQL, Postgres, adesso anche Neo4j con tutti i database, grafi. È un macello. Di solito si parte sempre da quelli relazionali. Database fondamentali da conoscere secondo me sono MySQL e Postgres è molto simile, e quindi impari entrambi, e poi MongoDB. Così si parte con una base Ok. NoSQL relazionale. Per quanto riguarda poi tutta la struttura del codice, qua ci sono proprio una strada di separazione tra avere in mano il codice completo e utilizzare un tipo di programmazione eventi, quindi per esempio con le Lambda Function. A me per esempio non piacciono. Altrimenti c'è il modo standard, quello che preferisco io, che è per esempio prendi un framework, Django per Python, o Flask, o Express con JavaScript, e programmi attraverso quello. Ok, perfetto, abbiamo detto un sacco di cose, un sacco di Sì, nomi, sì, sì. cioè Qu quindi poi... Sì, quello che può servire è un data scientist. Tu fai il tuo modello, giusto? Però lo vuoi mettere a disposizione lo degli vuoi mettere in altri. produzione, E certo. la cosa più comune che ho visto fare da data scientist è usare Flask, che è una libreria molto Sì, minimal di sì, sì, sì. Python, per mettere il tuo modello in produzione. Lo metti in un endpoint, gli arrivano dei dati su cui poi vengono fatte le predizioni e lui ti restituisce la predizione. Ok, Molto ottimo. semplice. Quindi capiamo un attimo se ci racconti in breve la tua storia e come hai imparato. E sì, raccontaci questo, poi ti chiederò quali sono delle risorse utili che Ok, consigli ho principalmente. iniziato a programmare quando avevo 12 anni, però non mi mettevo a fare applicazioni web o cose del genere, quindi programmavo piccoli script, cavolate. Inizio con le superiori all'industriale, lì inizio a programmare un pochettino più con le web app, PHP è stato il primo linguaggio back-end, Non vabbè. l'ha nominato prima, Sì, ci sarà un no. motivo. No. Ma sai che va fortissimo? Perché ci sono un sacco di applicazioni che ormai erano fatte in PHP, però comunque non usate Non PHP, fatelo, non non fatelo. fatelo a casa. Dicevo, sì, alle superiori poi ho cominciato con appunto PHP e poi mi sono mosso su altri linguaggi. Perché back-end? Perché ero scarso nel front-end. Cioè, io Ok. non ci riesco proprio, non mi viene naturale. Non è... Gabriele sì, a me proprio non riuscivo. E dicevo, ok, però con il back-end ci riesco, mi piace collegare tutto, mi piace dare dati, mi piace applicare la business logic. Tac, fatto. Come risorse, internet. No, è troppo generico. Quello che ho fatto io è fare progetti. I progetti sono quelli che veramente aiutano, perché tu inizi a fare il progetto e dici, voglio ricreare Twitter.
vuoi fare un clone di Twitter, vuoi fare un clone di Spotify, inizi e vedi che ti mancano delle basi su determinate cose, allora inizi a approfondire da lì, YouTube, GitHub, c'è The Odin Project, mi sembra che è lì un po' full stack, c'è una risorsa online gratuita per imparare diverse cose, sia dal punto di vista front-end che dal punto di vista back-end, quindi di risorse gratuite se ne trovano a bizzeffe. Bisogna un attimo capire dove focalizzare l'attenzione, ma sicuramente a cosa di partire, sì, dai progetti prima, per poi a ritroso scoprire quello che ti serve è... Uno molto sfidante perché ti dà il motivo per cui stai facendo la cosa, che poi è una cosa di cui parlavamo anche negli scorsi giorni, che serve il motivo per cui devi fare qualcosa. Cioè l'informatica è molto interessante come materia perché è molto pratica secondo me e riesci, vivendola in questo modo, unendo pratica a teoria, riesci veramente ad avere un boost rispetto alla persona che si concentra magari solo sulla parte teorica, poi dicono non so scrivere. Esattamente, scrivo esatto, codice. Esatto. Adesso ti faccio la domanda che un po' vogliono sapere tutti. Di cosa ti sei occupato nel tuo intern a Meta? Cioè più che altro come hai lavorato proprio come back-end engineer alla fine? Sì, sostanzialmente sì, a Meta sono come dei pilastri. C'è il pilastro Facebook, c'è il pilastro Instagram, certo, c'è il pilastro WhatsApp e poi c'è l'infrastructure. Sono tutte quelle cose che vengono utilizzate da un po' tutti i pilastri. Okay. Quindi io mi trovavo in un pilastro che aveva a che fare con la fibra ottica, backend molto classico, non c'erano cose di networking troppo complicate, Django, Python, okay, quindi semplicissimo. Già esperienza, adesso in Data Pizza poi sta facendo cose più, più sfidanti, però vedremo dopo. Adesso una grande domanda che ti volevo fare, soprattutto magari utile a quelle persone che poi effettivamente non sanno sviluppare, non conosco magari la persona tecnica per sviluppare qualcosa. Raccontaci un po' quali sono magari le differenze e quali sono i vantaggi effettivamente di scrivere codice, quindi perché la figura del back-end engineer non è stata... surclassata sì, da questi tool. Non ancora, non verrà. Da dove partiamo? Quando tu stai scrivendo del codice hai la piena libertà di poter fare quello che vuoi. Un tool no code di default non te lo dà. Ha delle funzioni preimpostate che se il tuo problema è generale funziona, risolve magari quei problemi in indie, però non scala. Cioè tu diventi una big startup con milioni di utenti, devi metterci cash, devi mettere quello, l'altro e già hai problematiche, non sai bene come attaccarle, non hai il codice in mano, la maggior parte di questi tool non ti dà poi, non ti restituisce il codice. Per chi è buono il no code, per chi sta facendo un piccolo progettino magari e non ha assolutamente voglia di imparare a programmare, ok, per la pizzeria sotto casa che ti prende soltanto il request form per dati, non lo so, per queste cose qua, però per un'azienda che ha intenzione di fare un suo prodotto magari complicato, vuole introdurre poi intelligenza artificiale, queste cose qua. Puoi farci magari un MVP iniziale se proprio vuoi buttare un minimo la tua idea sul mercato e vedere come va. Che però appunto sulla scalabilità, cioè non esiste nessuna infrastruttura di una big corp, eccetera, eccetera, che sia no code. Sì. Cioè, Ma la bellezza di alcuni framework, per esempio come Ruby on Rails, Django, è che ti danno un sacco di codice già fatto per fare delle cose di default. E quindi è un po', cioè devi saper programmare, però è un pochettino più veloce. Cioè devi sapere come è strutturata un'architettura di un software. Sì, però sono molto utili proprio per questo motivo. Ok. Perché ti danno già un sacco di lavoro di default fatto. Sì, sì. Esatto, questo è fondamentale anche da capire per le persone che magari ci ascoltano, che dice, oddio, un back-end engineer scriverà codice tutto il giorno solo lui, cioè si ricorderà tutta memoria, tutti i comandi. Invece non è così, cioè si... lavora molto a livello architetturale magari anche per capire come strutturarla meglio, è sempre un lavoro di inventiva comunque, non è un lavoro di ricordarsi a memoria comandi. È sempre un engineer alla fine. Esatto, poi ovviamente esiste il full stack che magari ti fa l'applicazione un po' poi dici non è proprio quello che volevo, c'ho bisogno di questo. Sì, ma magari hai il front-end che lagga un pochettino perché non è ottimizzato, o hai il back-end che non ti riesce a gestire un certo numero di risorse, siamo sempre lì. Però adesso mi metto anche nella testa di un data scientist che ha fatto il suo piccolo modellino magari, lo vuole mettere a disposizione degli altri e non è né un front-end engineer né un back-end engineer, però ha bisogno di ostare il progetto da qualche parte con un API e dare dei dati a un front-end che deve costruire. Ecco, lì forse il no-code per una piccola cosa così, per un progettino personale, può tornargli utile. Lì perché ci sono dei tool, per esempio, non so, c'è Streamlit, Dash, permettono di mettere, tra virgolette, in produzione quelli che sono i modelli sviluppati. Esatto, ci pensa lui. Okay. Quindi questi tool, che non sono no-code, perché c'è del code, però sono la giusta via di mezzo, diciamo. Sì. Ok.
Diciamo che abbiamo stressato abbastanza Caleb. E fateci sapere cosa ne pensate di questo video e presto con spoiler sulla piattaforma fatta da Caleb. Quindi se non funziona il colpa backend, mia. Colpa sua. Colpa mia. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi.